Con l'ascensione del Signore termina la stagione della prima Chiesa e ne inizia una nuova. Con l'ordinazione di Francesco Cotta si compie un lungo cammino e ne inizia uno nuovo, inizia un tempo nuovo. Con questo parallelo il vescovo Gero Marino ha introdotto la riflessione proposta nella celebrazione per l'ordinazione diaconale del 44enne genovese, ultimo seminarista della diocesi di Savona Noli. È un inizio in realtà, perché sì, è un trampolino di lancio, è proprio un inizio, bisogna cominciare adesso. Non sono classico chierichetto cresciuto in parrocchia, ma sono, mi piace dire, un convertito. Sempre stato cristiano, però a un certo punto della vita ho sentito veramente desiderio di cambiare e di seguire la chiamata del Signore. Sono musicista, quindi ero incentrato molto sull'essere compositore, su scrivere la mia musica, sul farla suonare. Dirigere le orchestre, ecco, ero molto mondano in questo. L'ascensione segna il tempo della missione. Gratitudine, missione è l'altro intreccio a cui ti invita la parola, ha detto ancora il vescovo, che ha ricordato che occorre andare agli estremi confini della terra, perché questo è l'orizzonte a cui chiama l'ascensione. Francesco Cotta eserciterà il diaconato nel frammento della chiesa di Savona, a Spotorno, ma avendo come orizzonte il mondo, ha ricordato Monsignor Marino. Diaconato vuol dire servizio, missione e testimonianza. Ha continuato con uno stile che non scinde tempo dell'annuncio e tempo ordinario, perché in ogni gesto, ha spiegato, dovrà trasparire il Signore. Devo ringraziare il seminario di Chiavari che mi ha accolto e mi ha cresciuto, e poi i miei confratelli in diocesi che veramente sono stati fratelli. Non sono della diocesi di Savona originario, quindi mi hanno anche accolto, mi hanno tirato su e mi hanno dato una casa, mi sono stati veramente vicini. Nel diaconato il servizio che ti viene assegnato quale sarà? E imparare, direi, quindi...